Mamma, raccontami una favola! C'era una volta una fibra magica che amava nascondersi tra gli alberi e che aveva il dono di sapersi trasformare. In che cosa si trasformava? In una principessa? Molto meglio! Questa fibra, lavorata in alcuni laboratori magici, riusciva a diventare carta. E dalla carta si possono ricavare mille cose. Libri, quaderni, scatole per i giocattoli e tante altre cose ancora. Questa fibra prodigiosa aveva però un grande nemico. Un drago cattivo! Uno stregone! No, il suo nemico peggiore era lo spreco. C'era un unico modo per combattere questo nemico. Riciclare i rifiuti recuperando la fibra magica contenuta nella carta. Solo in questa maniera la fibra può rinascere in nuovi oggetti utili. Ma come si fa? Basta gettare la carta nei rifiuti cartacei e poi da lì tutto viene riciclato. Qualche volta la carta gioca a nascondino e si unisce a degli altri materiali e allora bisogna separarla. Si fa un piccolo strappo e si tirano le due estremità. Basta un gesto e il gioco è fatto. In questo sacchetto? Prova a tirare l'angolino dove si incollano i due lembi di carta e vedrai che le due componenti si separeranno da sole. Le cose spesso sono più facili di quello che sembrano. E la magia dov'è? La magia è nei libri, nei quaderni e in tutti gli oggetti nuovi che rinascono grazie al riciclo della fibra magica, che può essere riutilizzata tante volte, assicurando a tutti i bambini un futuro pieno di fogli da colorare, sacchetti da riempire di caramelle e favole da leggere insieme alla mamma.